Buonasera a tutti, bene, siamo in diretta. Io sono Rosa Tumolo, direttrice del Giardino dei Libri, e sono felice di presentarvi il nostro quinto webinar. Siamo qui questa sera per seguire le nostre passioni, per la nostra trasformazione e la nostra crescita personale. E stasera abbiamo con noi un autore di elevatissima importanza e sono ben felice di aver qui Igor Sibaldi. Ci Grazie. conosciamo da lunga data e già anni fa organizzavamo conferenze dal vivo con lui. Oggi, grazie alla tecnologia, siamo sempre dal vivo, in diretta, ma ci troviamo comodamente a casa e comodamente davanti ai nostri computer. Esempio, io sono in Asia. Se volete, scrivete qui nella chat a destra che parte siete collegati. È bello sapere dove ci troviamo e questa sera siamo veramente in tanti, ben oltre 3.500 iscritti. Vero Daniela? E Siamo molto felici. tantissimo. Bene. Ora passo la parola a Daniela Nuti, naturopata e consulente per questo progetto che ci introduce Igor Sibaldi. E ne approfitto intanto per ringraziarlo e per aver accettato questo invito e per il suo tempo e la disponibilità che ci offre. Grazie Igor. E per tutti noi sarà un'opportunità di crescita ascoltarlo. A te Daniela. Grazie, buonasera a tutti, buonasera Rosa, grazie per il benvenuto dalla Thailandia, ci manchi tanto qui. La nostra community diventa sempre più grande ed è meraviglioso condividere questa serata live insieme a voi con gli autori che più amiamo. Il tema di questa sera è il mondo dei desideri ed insieme a noi sarà Igor Sibaldi, lo vedete, scrittore, studioso di teologia, storia delle religioni, psicologia, filologia, l'angiologia, teatro, sacre scritture e sciamanesimo. Interessantissimo, Rosa? Certo, bene. E adesso a te, Igor. Iniziamo con la tua introduzione. Grazie. Grazie. Buona serata a tutti, grazie di essere venuti a vedere questa chiacchierata telematica. Allora, il tema sono i desideri, no? Ecco, dei desideri penso che sappiate già tutto, perché è talmente nota come cosa, proprio è diventata famosissima questa cosa qua. Giustamente, giustamente, perché è una delle cose più rivoluzionarie che una persona può fare in casa propria. Le rivoluzioni si possono fare in gruppo, oppure per conto proprio. Di solito la storia registra quelle fatte in gruppo, però quelle fatte per conto proprio hanno la loro importanza. Si possono fare in proprio le rivoluzioni scoprendo delle cose che uno ancora non ha. Quando una persona scopre cose che ancora non ha, il mondo di prima gli sembra più stretto. Gli sembra che il mondo che fino a quel momento ha abitato sia troppo piccolo, sia insufficiente e si meraviglia del fatto di averci abitato per così tanto tempo. I desideri servono proprio a questo. In questo modo vanno contro sia al mondo che tutti conoscono, sia in parte al mondo cosiddetto della spiritualità, perché sapete che tanta parte della spiritualità si basa sul cosiddetto pensiero positivo e sulla cosiddetta autostima. Allora, sia il pensiero positivo sia l'autostima sono i nemici naturali dei desideri. Perché? Perché il pensiero positivo ti aiuta a pensare che tutto quello che c'è già va bene, che ti puoi adattare, che anzi vale proprio la pena di adattarsi a quello che c'è, che è la soluzione migliore di tutte. Quando una persona comincia a desiderare, il pensiero positivo gli sembra una forma di rassegnazione. Perché? Perché quando uno desidera, lo dice la parola stessa, lo dice la parola stessa, comincia a volere qualcosa che è fuori dalla sua sede. Desiderare vuol dire uscire dalla sede che uno ha già. La sede è il mondo che uno già conosce. Desiderare vuol dire cercare un altro mondo che ancora non c'è. O meglio, è da qualche parte, ma non c'è. Esiste per te, non c'è per gli altri.
Il desiderio è la cosa più intima che ci sia. È qualcosa che c'è solamente in te e che tu pensi che possa diventare reale, cioè che possa influire sui mondi di tutte le altre persone. Pensiero positivo ti aiuta invece ad adattarti ai mondi delle altre persone. L'autostima, anche quella non è una gran cosa, vista dal punto di vista del desiderio. Perché? Perché l'autostima vuol dire, guarda, che tu vai bene così come sei. Non solo col pensiero positivo il mondo va bene così com'è, ma tu con l'autostima vai bene così come sei. Ecco, se tu vai bene così come sei, non hai niente da desiderare. Se tu con te stesso non vai d'accordo, se tu con te stesso sei in conflitto, se il tuo io non ti piace, allora sei a posto. Sei pronto per affrontare questa cosa che si chiama desiderio. Desiderio per uscire dalla tua sede, per guardare oltre quello che c'è già. E tutte le rivoluzioni cominciano così. Qualsiasi rivoluzione comincia quando uno si stufa del mondo che è intorno. Bene. E cosa fa quando uno si stufa del mondo che è intorno? Comincia a pensare seriamente. Ecco, c'è un rapporto che è importante che quelli che ascoltano capiscono bene, perché, ecco, perché è importante? Perché da quando ho cominciato a parlare di desideri, su Facebook, sul sito, cioè, continuano ad arrivare domande, tantissime domande di persone che chiedono precisazioni. È una bella cosa, è una bella cosa. Vuol dire che c'è già tanta gente che vuole pensare, tanta gente che vuole imparare come si fa a pensare davvero. Cosa vuol dire pensare? Vuol dire che tu ascolti delle risposte che ti arrivano da dentro. Tu fai da fuori, dal tuo mondo normale, le domande. Le risposte ti arrivano da dentro, da un mondo che fuori non c'è ancora. Tra pensiero e desiderio c'è un ottimo rapporto. Attenzione, non pensiero positivo, perché pensiero positivo vuol dire bloccare il pensiero, bloccarlo, vedere solo quello che c'è di positivo, come dire, voglio vedere solo quello che c'è di verde intorno o solo quello che c'è di blu, mi perdo tutti gli altri colori. Invece pensare. Nelle regole che do per i desideri, cioè appunto prendendo spunto da un bravo divulgatore statunitense che si chiama Canfield, ho elaborato questa tecnica qua dei desideri, elaborando alcune regole precise da seguire. Una di queste regole è nei desideri non si possono usare parole come non, oppure chiamare per nome le cose che una persona vuole evitare. Cosa vuol dire chiamare per nome le cose che una persona vuole evitare? Per esempio, non si può dire nei desideri io voglio smettere di fumare. Se uno dice voglio smettere di fumare, già dice la parola fumare, no? Se uno dice io voglio smettere di avere una nevrosi ossessivo compulsiva, ecco, già dice la parola ossessivo compulsiva e già si fissa su quella, no? Ecco, nel pensare in modo rivoluzionario, in modo nuovo, una persona deve staccarsi da quello che sa già. Non deve essere una specie di parassita di quello che già conosce, deve staccarsene. Deve trovare soluzioni nuove. Per esempio, uno dice, voglio smettere di perdere. Pensala in un altro modo. Pensala in modo innovativo, creativo, rivoluzionario. Non mettere all'inizio il non, cioè voglio smettere di perdere. Mettici, io voglio cominciare a vincere. No? Io voglio cominciare a vincere. Se tu fai questa operazione mentale, già si apre tutta un'altra parte di te. Quest'altra parte di te dice, adesso sono rimasto fino a un certo punto uno che perdeva, tutto un tratto comincio a pensarmi come uno diverso. Se io chiedo non voglio perdere, fammi non perdere, sono ancora quello di prima che vuole uscire da sé ma non sa dove andare. Invece,
Se dice, se uno dice io voglio vincere, già comincia ad aprirsi un territorio. Tantissime persone di questo nuovo territorio hanno paura. Perché paura? Sono tutte le paure del mondo. Tutte le paure del mondo. C'è la paura arcaica, lontanissima, di staccarsi dal territorio noto. Pensate agli uomini della preistoria, che stavano per conto loro, tutti quanti nel loro territorio, tutti vicini l'uno all'altro, e se uno si allontanava, c'era la tigre dalle lunghe zanne, c'era l'orso, c'erano i lupi, lo facevano fuori. Pensate il gruppo di adolescenti, che se uno è diverso è tagliato fuori da tutto. Sono paure enormi queste, sono gigantesche paure di essere se stessi. Queste paure qui tu le affronti tutte le volte che cominci a desiderare in senso affermativo. Cioè cominci a pensare, io voglio qualcosa di diverso da quello che conosco già. Ecco. A proposito, mi raccomando, via via che parlo, voi fate domande e io rispondo nel frattempo. Lo so che ce ne sono, perché ne ho viste talmente tante, tutte un pochino ripetitive per la verità, però è un bel segno, vuol dire che tante persone vogliono desiderare. Non per niente il desiderio, se ci pensate, è alla base di tutte quante le nostre grandi religioni, almeno due in particolare, l'ebraismo e il cristianesimo. Nel cristianesimo, è inutile che ve lo racconto, chiedetevi sarà dato, chi l'ha detto? L'ha detto Gesù. Non solo l'ha detto una volta, ha continuato a insistere per tutta la vita. Ha cominciato col discorso della montagna, bussatevi sarà aperto, chiedetevi sarà dato, eccetera, eccetera. E ha finito col discorso dell'ultima cena. Il discorso dell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni, è un momento molto drammatico in cui Gesù si accorge che i suoi discepoli non hanno capito quasi niente di quello che lui aveva da raccontare. Sono rimasti con lui per un paio d'anni e proprio poche ore prima dell'arresto Gesù si accorge che questi sono rimasti un po' indietro, non hanno capito le cose fondamentali. Allora si mette l'impegno a raccontare tutto, a fare la sintesi. Lo trovate nel Vangelo di Giovanni, dal capitolo 14 in avanti. E lì comincia a fare la sintesi e dice, fa tutta la sintesi di tutto quello che ha fatto nei due anni precedenti. Bene, in questa sintesi, che dura tre capitoli, ci sono due elementi che lui ripete in continuazione, cinque volte in tre capitoli. Primo elemento, chiedete e vi sarà dato. Cinque volte lo ripete. Secondo elemento, io vi ho tolto dal mondo. Cinque volte lo ripeto. Pari? Perché pari? Perché sono paralleli. Se, ha detto, no? Desiderio è uscire dalla sede, desiderio è uscire dal mondo, quindi io vi ho tolto dal mondo, chiedetevi sarà dato. Cosa vuol dire chiedetevi sarà dato? Che se non chiedi, non ti è dato niente. Che non è che aspetti faccia lei, caro Signor Dio. No, chiedi in tutte le possibili forme che ti possono venire in mente. Chiedi sapienza, chiedi occasioni, chiedi cose, chiedi persone. È così che si muove. Insiste così tanto su questi due punti, nelle ultime ore prima della morte, perché sono quelli fondamentali. Io vi ho tolto dal mondo, ovvero sia trovato un mondo nuovo. Secondo punto, chiedete e vi sarà dato, imparate a chiedere. Nell'ebraismo non ne parliamo, l'ebraismo comincia, pensate, vi ricordate la prima storia dell'ebraismo, è Dio che crea il mondo. Cosa fa Dio quando crea il mondo? E desidera. Prima c'era il vuoto, l'abisso, il buio, le acque, e questo qui desidera qualcosa di nuovo, dà l'esempio. Poi il primo grande dramma, qual è nell'ebraismo? Il primo grande dramma è quando Adamo ed Eva rubacchiano della frutta senza chiedere, notare bene. Da lì vengono tutti i guai. Prendono senza chiedere. Cosa vuol dire prendono senza chiedere? Si lasciano influenzare da un serpentello di passaggio
gli diceva: senti, perché non fai questo e fai quest'altro? Perché non dai un'occhiata a quel frutteto che c'è là in fondo? Da lì vengono i guai. Ecco, avessero chiesto per conto proprio, ci sarebbe stata tutta un'altra storia. Un poco più avanti, nella Bibbia, c'è la storia di Noè. Noè, non so se lo sapete, è un gigante. Perché è un gigante? Perché quando se ne parla nella Bibbia di Noè, nel capitolo 6 della Genesi, il capitolo 6 incomincia dicendo: a quel tempo c'erano sulla terra i giganti. Chi erano i giganti? Erano quelli che erano nati, dice la Bibbia, nella nostra traduzione, dall'unione tra gli angeli e le donne. Cosa vuol dire unione tra angeli e donne? Noi ci immaginiamo extraterrestri, oppure esseri alati che arrivano e si fanno ste ragazze. Non è esattamente così, eh? Non è esattamente così. Nel testo originale si parla dei Bene Ha Elohim, che sarebbero i figli del creatore, i figli di Elohim. Figli, nella tradizione ebraica, vuol dire futuro. Tutte le volte che si parla di figlio di Dio nelle scritture, vuol dire quello che Dio può diventare per te, quello che Dio non è ancora, quello che Dio non è ancora, che può diventare il suo futuro. Ecco, questi Bene Ha Elohim si uniscono non tanto con le donne. La parola che indica donne, in quel punto della Bibbia, è sentimenti nell'originale, la parte, secondo gli ebrei, più alta della personalità. I sentimenti. Il sentimento dell'uomo è la parte più evoluta, più in crescita, più aperta verso il futuro, ed è quella che sente le prospettive nuove. Allora, futuro di Dio e futuro dell'uomo si uniscono e producono, in questo bellissimo capitolo 6 della Genesi, dei giganti, cioè delle persone che hanno una capacità di immaginazione enorme rispetto agli altri. Uno di questi è Noè. Noè sta lì per tutta la vita a pensare. A un certo punto Dio gli dice: Noè, non sei stufo? Non sarebbe il caso di desiderare un altro mondo? Non ti accorgi che il mondo in cui sei è troppo basso? Dice letteralmente: troppo basso. Ci stai a passare di livello? E dimmi tu se questa non è un'educazione al desiderio. Noè è uno dei grandi scopritori della possibilità di desiderare. A un certo punto desidera talmente tanto, impara così bene a desiderare, da passare di livello, da scoprire un mondo diverso, lasciando indietro tutti gli altri. Questo è solo l'inizio, eh? Siamo appena appena al capitolo 9 della Genesi. Capitolo 6 comincia, capitolo 9 c'è il diluvio. Un altro punto interessante, e poi lascio lo spazio alle domande, è Abramo. Abramo è un altro scopritore dei desideri. Il capitolo 12, Abramo è già anziano, molto anziano, sui 70 anni, e incontra, chissà cosa vuol dire in ebraico, incontra Dio. E Dio gli dice: Abramo, se vuoi parlare con me, devi lasciare tutto quello che conosci nella tua mente. Devi lasciare tutto quello che conosci. Devi lasciare la tua patria, quello, il territorio che conosci già, il tuo parentado, cioè il tuo modo di ragionare, i tuoi rapporti normali, e tutto quello che ti aspetti. Il tuo parentado, la tua patria e la casa di tuo padre, e il tuo territorio. Se tu lasci questo, tu cominci a trovarti in un vuoto assoluto in cui puoi solo desiderare. Allora io e te parliamo. Voglio che tu cerchi un territorio diverso. Se non cerchi qualcosa di diverso, non abbiamo niente da dirci io e te. Io, Dio, con te, uomo,
non ho niente da condividere. Devi guardare oltre. Poi, vabbè, i passi seguenti, sicuramente li conoscete già. C'è Mosè che a un certo punto tira fuori la terra promessa, il desiderio, no? Anche quello. Tutto un tratto, un popolo intero comincia a scoprire che l'Egitto, lo Stato che è intorno, che tra l'altro l'Egitto, dire l'Egitto a quel tempo era dire l'impero più bello che ci fosse, era bellissimo l'Egitto, stavano bene, era gente sana, ben nutrita, tranquilla, armoniosa, da migliaia di anni stavano bene. Ecco, all'interno di quell'impero, a un certo punto arriva sto Mosè che dice: ma come fa a bastarvi sta roba? Possibile che siete contenti così come siete? Cerchiamo qualcosa di totalmente diverso. All'inizio trovo un po' di resistenza dicendo: ma tu scherzi, qui stiamo benissimo, c'è il pesce gratis, in Egitto c'è il pesce gratis, ci sono delle verdure magnifiche, si sta bene, in fin dei conti non si lavora neanche tanto, si sbevazza tutto il giorno, gli egiziani bevevano tantissimo, tutti quanti sono allegri, c'è una sessualità libera, tranquilla, felice, dove vuoi andare? E naturalmente Mosè spiega, no, cioè questo basta, non vale la pena, tu sei molto di più, sei molto più grande di quello che hai intorno, qualunque realtà tu abbia intorno, per quanto bella sia, puoi desiderare di più. E da lì salta fuori tutta la storia dell'ebraismo, cioè una religione intera. Noi abbiamo queste due religioni sul gobbo, cioè da una parte abbiamo l'eredità ebraica, dall'altra abbiamo l'eredità cristiana, e abbiamo tutti i motivi per lamentarcene, sia dell'una sia dell'altra, perché hanno un sacco di difetti, però in questo si somigliano e in questo sono proprio belle. La possibilità di aprirti sempre. Un'ultima cosa prima delle domande. C'è un passo della Bibbia in cui Dio dice il suo nome. Mosè gli chiede, dimmi il tuo nome, come ti chiami, perché devo parlare di te, dimmi almeno come ti chiami. E c'è una traduzione sbagliata. In tutte le Bibbie che ci sono in giro, la risposta di Dio è: io sono quello che sono. Errore. Errore enorme, enorme, perché in ebraico non dice così, non dice assolutamente così. Letto in ebraico moderno è: io sarò quello che sarò, ovvero sia, non ti accontentare di quello che sai di me, non pensare che quello che tu conosci di me sia tutto. Io sono nel futuro, quando pensi a me, usa il desiderio, usa l'immaginazione, fai il balzo, altrimenti non ci parliamo. Ecco, con questa prospettiva qua, con questa prospettiva, è difficile naturalmente resistere all'impulso forte del desiderio, anche se nella quotidianità religiosa, nella quotidianità, cioè nella normale religione di cui tutti quanti sentono parlare, che cosa ti dice il prete? Cosa dice il rabbino? Ti dicono che devi rassegnarti, che in fin dei conti la temperanza è una bella virtù, che l'erbavoglio cresce solo nel giardino del re e che in qualche modo l'importante è pazientare, pazientare, pazientare e lasciare che tutti i tuoi desideri si realizzino nell'aldilà, nella vita futura, proietta nell'aldilà e aspetta tranquillo. Questo è veleno, veleno, un po' come il pensiero positivo, è veramente veleno, e tradisce le origini, che sono tutte quante in prospettiva di crescita. Ecco, adesso ho fatto la lezioncina, se ci sono domande volentieri. Ecco, sì, ci sono tantissime, Igor. Ho scelto alcune che poi si ripetono, in modo che diamo più spazio alle persone. La prima è da parte di Antea, che dice: mi sento bloccata, scrivo i miei desideri seguendo le tue indicazioni, ma mi sembrano quasi tutti irraggiungibili. Mi sto autosabotando. No, più irraggiungibile è, meglio è. Allora, irraggiungibile cosa vuol dire? Vuol dire che dentro di te c'è una parte che dice: non è possibile, non me lo merito. Non me lo merito.
io non sono capace di fare queste cose. Non è possibile, è tutta la vita che mi dicono che non riesco, è tutta la vita che mi dicono che sono scema, è tutta la vita che mi dicono che non sono capace. Figurati se io oso pensare a una cosa del genere. È interessantissimo questo processo qua, molto interessante, perché da un lato uno è vittima, no? Degli altri, che gli ha spiegato che da tanto tempo gli ha spiegato che lui non vale la pena. Dall'altro è un po' eccessivamente padrone di se stesso, è padrone di se stesso, perché praticamente dice: se fino adesso io ho pensato così, perché devo cambiare idea? Perché tutto un tratto devo pensare che mi sono sbagliato? Se fino adesso non ho potuto, se fino adesso mi è sembrato impossibile, c'ho ragione. Io sono molto intelligente. Ho capito già tutto del mondo. Tutto mi è chiaro, le regole del mondo mi sono chiare, come aprire una maniglia, e quindi posso decidere con grande tranquillità che cosa è impossibile, che cosa non è possibile, che cosa è impossibile e cosa è possibile. Problema interessante, dubbio. Sei sicura che tu sai cos'è possibile e cosa è impossibile? Sei già sicurissima. C'è un criterio solo nei desideri, che è la scommessa su se stessi. Si sente dentro, lo vuoi o non lo vuoi? È un'autoanalisi molto bella, eh? Molto bella. Io di solito consiglio, prova a immaginare che una persona ti regala tutto a un tratto, te lo fa portare a casa, un bullone della Tour Eiffel e te lo fa mettere in salotto. È 1,5 metri x 1,5 metri x 1,5 metri. Enorme. Sei contento di questo? Ti rallegra come ipotesi? Io direi di no. Non c'è, se pensi, se insomma arriva un camion che mi scarica un bullone della Tour Eiffel in salotto, tutto rugginito, non mi va per niente. Ecco, cosa senti dentro? Cosa senti dentro quando pensi un bullone della Tour Eiffel? Fai la foto a quello che senti dentro e tienila presente. Adesso pensa che tu hai sete e che ti piacerebbe un bicchiere di acqua fredda con dentro un po' di limone. Bello, d'estate. Pensa che bello. Proprio quello che ci vuole adesso. Fai la foto, confronta le due foto. Cosa senti davanti al bullone? Cosa senti davanti al bicchiere d'acqua fredda? Visto? Non c'è tanta scuola da fare, eh? Non c'è tanta scuola. Di fronte al bullone non senti nessun desiderio. Di fronte al bicchiere, sì. Che effetto fa? Gioia. Che effetto fa? Ti viene da sorridere. Occorre altro? No. È sufficiente sentire l'odore della gioia e sentire gli angoli delle labbra che cominciano a sorridere. Quando senti questo, vuol dire che c'è qualcosa di reale che ti sta chiamando. Puoi mentire? Sì, purtroppo. Questo è il guaio. Puoi mentire tranquillamente, puoi sforzarti di sorridere di qualcosa. Per esempio, uno a un certo punto pensa: io voglio. Poi si immagina qualche film, si immagina qualche libro che ha letto e dice: io voglio 10 storie d'amore diverse ogni 3 mesi. E si sforza di pensare che le vuole davvero. In realtà non le vuole affatto. Non le vuole affatto. Non gli viene da sorridere. Si preoccupa se ci pensa. Le labbra non si muovono in su, si muovono in giù. Ecco. Uno segue le labbra, segui le labbra, segui la sensazione immediata. È un'idea questa che è spiegata in un punto bello di tutti i Vangeli, che a un certo punto dice, il fondatore di questa religione dice,
quando chiedi qualcosa con fede, tu credici e avverrà. Ecco, fede purtroppo è una parola che si è un po' sporcata col passare del tempo. Adesso fede vuol dire convinzione, conquistata con fatica. Cioè diventa c'è la fede protestante, c'è la fede calvinista, c'è la fede cattolica, c'è la fede islamica. Tutte cose che sono costate un sacco di fatica a quelli che ci sono dentro. Quando questa frase è stata scritta, nel secondo secolo d.C., non era così. Cioè l'idea non era che devi far fatica per convincerti. Quella è convinzione, non è fede. Invece fede è immediata, una sensazione immediata, piacevolissima, piacevolissima, che qualcosa che senti ti piace. È possibile. Se ti piace, è possibile. Ma deve piacerti davvero. Quindi, quando chiedi una qualsiasi cosa in un desiderio, tu pensaci e pensa, mi piace davvero, la sento, mi fa sorridere, mi fa battere più forte il cuore, se sì, è perfetta. Se sì, è perfetta. Se questo non c'è, precisala. Una volta mi era capitato, dovevo trovare i costumi, cioè i tessuti, per fare i costumi per uno spettacolo. E non ero pratico di tessuti, non sono un costumista, però devo trovarli io, e c'era poco tempo. Allora andiamo in un negozio di tessuti, e lì c'erano centinaia di tessuti diversi, centinaia. E bisogna vedere, bisogna decidere. Pensa uno che non sente i tessuti, che deve decidere un tessuto da cui dipende lo spettacolo, perché se il tessuto è sbagliato non funziona. Come fare? E poi mi sono accorto come fare. Era molto piacevole. Quando toccavo il tessuto giusto, mi veniva da ridere. È una cosa che da allora mi è rimasta come una specie di bussola, come una specie di contatore Geiger, che sente la presenza di determinati elementi. Ecco, la stessa cosa. Il sorriso. Ti capita il sorriso che non puoi fingere, quello che non puoi fingere. L'impulso che ti contrae questi muscoli qua intorno alle labbra. Ti capita quel sorriso, sai che sei sulla strada giusta. Poi non pensare è possibile o impossibile. Non ne sai niente, non ne sai niente. Dai un'occhiata a qualsiasi cosa che riguardi la filosofia o la fisica contemporanea e ti accorgi che noi della realtà non sappiamo ancora un accidente di niente. Non sappiamo neanche cos'è la realtà. Per cui figurati, hai tutte quante le possibilità a tua disposizione. L'importante è che senti il sorriso. Altre domande? Allora sì, abbiamo altre domande. Quindi è qui la Maria Luisa, che salutiamo, e dice, mi è capitato di rileggere i desideri scritti e non li ho sentiti più miei, nessuno. Dopo averci impiegato quasi un anno per scriverli, devo riscriverli? Brava, brava, è capitato anche a me, esattamente, è capitato anche a me. Uno lavora per mesi e mesi, ma non so, anche nei progetti di vita, anche nello scrivere un libro. Uno lavora per mesi e mesi e mesi per riuscire a conquistare un suo progetto, poi lo rilegge, a un certo punto, dopo un attimo di interruzione, lo rilegge e si accorge che non va bene. Cosa fa a quel punto? A quel punto o se lo fa piacere a tutti i costi e il sorriso gli scompare, oppure dice no, non mi piace, rifacciamo tutto da capo. Nel momento in cui dici no, non mi piace, rifacciamo tutto da capo, tu senti una certa cosa. Questo qualcosa che non si sente spesso nella vita, è una cosa che si chiama libertà. Libertà è una parola latina che viene proprio dal verbo piacere. Libertà vuol dire in latino quello che ti piace. È un segnale già allora ben noto. Libertà è quello che piace a te.
Essere liberi vuol dire decidere in base a quello che ti piace. Obiezione ovvia, obiezione dell'impiegato. Ma se io decido in base a quello che mi piace, non vado più a lavorare. Se tutti decidono, peggio ancora come obiezione, in base a quello che gli piace, allora ognuno diventa pericoloso. Non è vero, ma non è vero, non è vero. Non quello che deve piacerti per essere strano, ma quello che ti piace davvero. Fidati di quello che ti piace, fidati. E se quello, sia di quello che ti piace, sia di quello che non ti piace. C'è un sacco di gente, per esempio, che voi ne conoscete sicuramente diversi, che basano la loro vita sul farsi piacere le cose. In che senso? Io mi faccio piacere il mio lavoro. Io mi faccio piacere la mia casa. Io mi faccio piacere la mia macchina, perché sono mie. Il mio lavoro è mio, quindi io mi faccio piacere la mia religione. Io mi faccio piacere anche addirittura i miei politici, perché sono quelli che ci sono. È l'inferno, non proprio l'inferno, è qualcosa di peggio. È proprio la compressione dell'esistenza. Invece di fare una vita aperta, questa diventa una vita chiusa. Ma pensa a cosa vuol dire farsi piacere le cose. Se te le fai piacere, vuol dire che non ti piacciono. Farsele piacere vuol dire tradirti. È il tradimento peggiore che esista. Farsi piacere le cose. Diventare servo. Non si capisce neanche di chi poi. Di tutti? Di qualcosa? Non si capisce. Non farti piacere niente neanche di quello che hai scritto. Se l'hai scritto e non ti piace, butta via subito. Se non ti piace tre volte, butta via tre volte. Se non ti piace 50 volte, butta via 50 volte. Ogni volta diventerai più grande e non c'è limite. Si dice, no? A un certo punto c'è la risposta, la famosa risposta a Pietro: quante volte è bene che io perdono? 77 volte 7. Ecco, vale uguale. Quante volte posso cambiare idea? Tutte le volte che vuoi. Se ti accorgi qualcosa che hai chiesto e che vuoi è troppo poco, cambialo subito, più presto possibile. Ma così do torto a me stesso. Certo, più libertà di così non c'è. La massima libertà è dare torto a se stessi. Altre domande? Eccoci. Un'altra domanda. Allora, è arrivata da parte di Lorenzo e dice: ciao Lorenzo, e ci chiede: ma se una persona desidera un desiderio che non sia vera, significa che quel desiderio non era per me o era un desiderio di altri? Ah, domanda difficile. Un desiderio che non sia vera, un desiderio che non sia vera, ce ne sono? Cioè, dopo quanto tempo non sia vera? E quel desiderio lì era proprio molto desiderato? Lo si voleva proprio? Era detto bene? Era preciso? Cioè, quando lo leggevi sentivi proprio il cuore che batteva di più? Pensaci un po'. Se un desiderio non si avvera, certo, ci sono desideri terribili, quelli che rovinano la vita, proprio quelli che distruggono esistenze intere, che sono quello che appunto diceva l'ascoltatore, i desideri degli altri. Ce ne sono, sono particolarmente perfidi. In buona coscienza, senza accorgersene, una persona tutto a un tratto scopre di desiderare qualcosa che non desidera lui, che desidera qualcun altro. Scopre, insomma, in realtà è un furto. Uno sente che un altro desidera qualcosa, glielo ruba e lo desidera lui. Per esempio, non so, tua madre
voleva una casa in montagna. Non l'ha avuta e tu, con la massima buona volontà, con la massima limpidezza di coscienza, sentendoti anche buono, dici: io voglio la casa in montagna che la mia cara mamma non ha avuto. Così in qualche modo arriva. Oppure, io vedo la mia compagna di scuola che si dà un sacco di aria che io odio e che vuole fare la giornalista. Allora io, per mettermi in gara con lei, divento la sua rivale. Decido di voler fare io la giornalista. Le rubo il desiderio. È un affare, è un disastro. Perché i desideri rubati in questo modo poi o non si realizzano per tutta la vita, perché sono cose esterne che ti entrano in mente e tutto il tuo corpo, tutto il tuo spirito, tutto il tuo animo si ribellano. Che ce ne facciamo di questa casa in montagna? Che ce ne frega della professione giornalista, in fin dei conti? Non è roba nostra. E solo la tua mente è convinta che le vuole. Oppure, quando si realizzano, sono deludentissime. Sono cose che portano con sé un sacco di guai. Ecco, a me è capitato, per esempio, una volta avevo rifatto quella tecnica dei desideri. Da lì mi è venuto in mente che si potesse fare una volta sola, poi magari non è vero, poi magari si può fare un sacco di volte, però bisogna farla con una certa purezza. Quella volta non l'avevo fatta con purezza, perché mi era venuto in mente il verbo dovere. Avevo pensato: ma perché è da un po' che non faccio i desideri? Dovrei farli, perché in qualche modo me ne sento anche un po' responsabile, dovrei farli perché portano tanto vantaggio. Allora mi sono messo d'impegno a farmi a fare 101 desideri, anzi di più, 150, da cui poi scegliere i 101. Preso d'impegno, sforzandomi di desiderare qualcosa. È stato un disastro. Capitarono delle cose atroci. Per esempio, ricordo, ero in Messico in quel periodo, avevo chiesto, mi era sembrato un desiderio così intelligente, proprio sforzato, ma intelligentissimo mi era sembrato. Il desiderio era: io voglio che i veicoli su cui viaggio siano sempre in perfetto stato. Dimmi tu, desiderio magnifico, meno di 14 parole, senza negazioni, logico, perfetto, da tutti i punti di vista. Solo c'era un problema, me l'ero imposto, era frutto di un ragionamento e non di sorriso. Beh, 3 giorni dopo che l'ho scritto, stando in un posto in taxi, il taxi si rompe, il taxista dice: nunca si è producito questa cosa, non è mai successa questa cosa da quando guido il taxi, che il taxi si rompe in questo modo, così, e ci lascia in mezzo alla strada in questo modo. E io 3 giorni prima, avevo scritto che volevo che non si rompessero mai i veicoli su cui viaggiavo. Ma pensa che roba. Ecco, la mancanza di sorriso o la mancanza di purezza è proprio la chiave. Se un desiderio non si realizza, pensa un po', ritorni indietro, pensaci e di: ma io sorridevo mentre l'ho chiesto. Altre domande? Allora, ci sono tantissime, cerco di scegliere quella più simile tra di loro. Saluto Eva che ci chiede: se io voglio porre fine ai miei debiti economici, come chiedere? Cioè, insomma, i soldi non si possono chiedere, però ahimè esistono, non se ne può negare l'esistenza. Questa è la domanda. Dunque, prova a pensare più in grande. Prova a dire: adesso io sono pressata dai debiti economici, no? O dei debiti. Bene, adesso provo a pensare come sarebbe la mia vita senza debiti. Cioè, quando si desidera, ci si libera sempre dalla sete, dal punto di partenza. Io mi libero e vado avanti tranquillamente.
cosa farei se non avessi nessun debito? Qualcosa di grande, qualcosa di magnifico, qualcosa che mi entusiasmi, che potrei permettermi solamente se non avessi nessun debito. Ci penso un po', per il primo giorno mi viene in mente niente, secondo giorno niente, primo mese niente, dopo una trentina di giorni mi viene in mente e sorriso. Vorrei questo, mi piacerebbe questo. Se non avessi più debiti, farei questa cosa. Se io avessi tutti i soldi del mondo, questo è un buon modo per pensare, se io avessi tutti i soldi del mondo, io cosa farei? Farei, non so, una multinazionale in Argentina. No, in Argentina no. Farei una multinazionale in Perù. Ecco. Perché? Non lo so perché. Mi viene da sorridere se penso al Perù. Con i debiti non posso. Bene, chiedi questo. Ti ha fatto sorridere? Chiedi questo. Chiedilo. Per arrivare lì devi risolvere i debiti. Risolvi i debiti e arrivi lì. Naturalmente se dici voglio risolvere i debiti, chiami per nome la parola che vuoi evitare. Non è un grosso affare. È un errore. Se chiami per nome la parola che vuoi evitare, te la tiri addosso. Pensa oltre. Si fa così, cioè in filosofia si fa così, in matematica si fa così, in fisica si fa così, si pensa oltre per poter andare avanti. Se rimani con la faccia voltata indietro, non puoi sperare di andare avanti in modo sicuro. Altre domande? Allora, abbiamo da parte della Laura, ciao Laura, che ci chiede, si deve chiedere qualcosa di concreto o anche qualcosa di astratto? Esempio, voglio essere più intuitiva. No, solo qualcosa di concreto. Perché se dici voglio essere intuitiva, voglio essere più generosa, voglio essere più buona, voglio essere più felice, tutte cose astratte, non sai neanche cosa vuol dire. Cioè, non ti viene da sorridere se uno dice adesso ti racconto una cosa divertente. Non ti viene da sorridere. Adesso ti faccio leggere una bellissima canzone, un bellissimo romanzo. Non ti viene da sorridere. Stai solo aspettando perché è un'idea astratta. Invece, quando pensi a qualcosa di concreto, esempio nel bicchiere d'acqua, quando pensi a qualcosa di concreto, lì sì, ti viene. Tu dici intuitivo. Sei sicura di sapere cosa vuol dire intuitivo? Nella pratica, come te lo figuri l'intuizione? Cosa ci vuoi fare con l'intuizione? Se riesci a vedere l'immagine, sei a posto, l'hai vista, l'hai presa. Però ci vuole questo coraggio. Dove lo siede questo coraggio? Ah, beh, primo capitolo della Genesi. A un certo punto Gesù, cioè a un certo punto Dio non crea il mondo. Comincia a creare i mari, le piante una per uno, i monti una per uno, gli animali uno per uno, non crea il mondo, crea una per una le cose che fanno il mondo. Altrimenti, se ragionavi in forma astratta, bastava che dicesse sia l'universo. Invece non ha detto sia l'universo. Ci ha messo 7 giorni, ha fatto l'elenco di tutto e l'effetto, insomma, sì, non è stato granché, poteva anche farlo meglio. Però quello che ha fatto, insomma, è un bel lavorone. Altre domande? Allora, un'altra da parte di Chiara, che saluto tanto. Chiara, ciao. Mi piacerebbe sapere come fare a scardinare le convinzioni che ci limitano e ci impediscono di desiderare davvero. Come cambiare punto di vista? Facile, perfetto. Sorriso. Invece di pensare a come fare, senti da dentro, proprio dalla reazione biologica addirittura, cos'è che ti piace e cosa non ti piace.
lo starnuto non può essere simulato, lo sbadiglio non può essere simulato, la fame non può essere simulata. Una cosa del genere, quella parte di sorriso, di gioia che non può essere simulata, quella è la soluzione, quella è la direzione. Ancora una domanda, c'è spazio? Sì, abbiamo ancora un po' di spazio, sì. Monica, ciao Monica, ci chiede, non si rischia desiderando di vivere male il presente? Sì, certo, è quello lo scopo. Lo scopo è proprio quello di vivere male il presente. Se una persona, aspetta, cioè tanti dico, importante adesso, ma sono storie, ma che adesso? Cosa vuol dire adesso? Dunque adesso innanzitutto dal punto di vista proprio lessicale è una grossa astrazione. Adesso il presente, se ci pensi, è una frazione di secondo, è talmente infinitesimale il presente, quando dici la A di adesso è già passato. Qualsiasi cosa pensi dopo è un ricordo che è già passato. Quando dici il presente è fatto in grandissima parte di passato, il presente innanzitutto, e di una parte piccola, però significativa, di aspettative verso il futuro, fatto di delle occhiate che butti sul futuro. Quindi ogni presente è fatto, cioè, lo so, presente, oggi, ecco, oggi, quanta parte di oggi è già passata? È stasera, ecco, stasera, quanta parte di stasera è già passata? Sono le 21:22. E sì, da quanto tempo sono le 21:22? Quanta parte delle 21:22 sono già le 21:23? Quanta parte è già passata delle 21:22? È tutto passato. Il presente non è un idolo, è un idolo. Non va preso in considerazione. Non esiste in realtà. È un talmente piccolo, talmente insignificante che non vale proprio la pena di attirare l'attenzione. Noi siamo nel futuro. Noi siamo nel futuro. Tutto quello che vale la pena di te è qualcosa che non è ancora avvenuto. È qualcosa che tu senti, che puoi creare. Che puoi creare. Che non vede l'ora di essere creato da te. Ecco, questo è quello che sei davvero. Ed è nel futuro. Immaginate come sono gli attori quando preparano uno spettacolo, no? È bello da vedere, molto bello. Sono attori che stanno nel presente lavorando per far arrivare il futuro. Tutto quello che è nel loro presente li trattiene. Quello che deve arrivare è il futuro. Il futuro è il momento in cui andranno in scena. E si preparano per mesi a questo futuro. Questi mesi sono tanti piccoli attimi di presente da cui loro vogliono liberarsi, che servono soltanto per, come creta, perché deve plasmare qualcosa che deve ancora venire fuori. Ogni attimo di presente viene superato per arrivare a un risultato. Un artista quando lavora fa sempre così. E sarebbe molto bello vivere da artisti, tutti. È molto bello mettere insieme vita e arte. Tenere presente che il presente è quello che ti trattiene dal rivelare sempre di più te stesso. E peggio vivi il presente, meno importanza dai al presente, e più grande è quello che sta per realizzarsi. Non è male? Ma tra quanto? Mica tra 10 anni? Tra un minuto? Domani? È sempre più grande di te. Tu sei più grande di quella frazione di secondo che mi presenta. E sei enormemente diverso dal tuo passato, che è immobile. Tu puoi muoverti e agire. Sei nel futuro. C'è tempo per un'altra domanda? Secondo me sì. 21:25. Ecco l'ultima, che poi sono tante simili alla Cinzia. Ciao Cinzia. E dice, voglio abbondanza nella mia vita. È una buona domanda? È formulata correttamente? No. Fai l'elenco di quello che vuoi, di quello in cui vuoi abbondare. Fai l'elenco preciso. Cibo, letto, muri, case, paesaggi, persone. Questo.
Abbondanza è come dire decidete voi, ma non è così, decidi tu, prendi tu, scegli tu. Come dire, vai al supermercato e dici vorrei qualcosa, tanta però. Giustamente la cassiera dirà ma che cosa vuole esattamente? Scegli cosa vuoi, prendi, come dice la Bibbia, allunga la mano e prendi. Sì, meraviglioso. Grazie, grazie Igor. Il tuo intervento è stato davvero illuminante. Abbiamo passato una serata fantastica. Anche al nostro pubblico è piaciuto tantissimo. Mi dispiace non essere riuscita per il tempo di fare tutte le domande. Ecco, per chi vuole approfondire altre informazioni relative a Igor Sibaldi, vi lascio il sito www.igorsibaldi.com. Così trovate i corsi, gli eventi, tutto quello che, insomma, come avete visto, è piacevolissimo partecipare ai corsi, seminari con Igor. Vi voglio informare che il prossimo webinar si terrà giovedì 19 aprile, sempre alle ore 20:30. Con noi ci sarà Deborah Conti con il tema I segreti dell'indipendenza emotiva. Ecco. Bene, allora siamo giunti alla conclusione. Igor, vuoi salutare ancora tutti i nostri partecipanti? Saluti a tutti, saluti a tutti, siate molto scontenti. Ecco. Grazie Igor. Grazie Igor, grazie di tutto. Grazie di essere stato con noi questa sera per questa bellissima e interessante serata. E buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ci vediamo il mese prossimo, vi aspettiamo. Va bene, ciao ciao, ciao, ciao Igor, ciao. Ciao, ciao Igor, ciao, grazie.